Le novità di questa fiera sono 12 coppie da studio di registrazione fatto con questa medesima tecnologia. Pensate che il diametro di questi 12 coppie è 28.60 mm e che ogni coppia è notevole, tanto che la somma porta a 28.60. Ci ha portato alla ricerca di questo multicoppia le conferme ricevute da Omar Akin, da Richard Corsello, fonico di Sonny Rollins, da Mr. Shantano, senior engineering del YRF Studio di Bombay, perché utilizzavano questo tipo di cavo anziché cavi molto ben noti. Loro dicono che la presenza, il tono, la dinamica e gli armonici si sentivano meglio, quindi riscoprivano il suono originale dello strumento o della voce. In questo caso l'immagine sonora, per effetto di questi quattro parametri, risulta, si dice, suono in faccia? Quindi non hai bisogno di prodotti tipo compressori per spostare e metterlo più vicino a te. Quindi, a mio avviso, se prendiamo ancora per buono l'idea che il segnale deve essere buono fin dall'inizio e che il sound engineering deve stare con le mani basse, io credo che dovremmo ritornare a quei tempi. Siamo qui per questo motivo, perché ISE è System Integrator e, come non mai, un sistema audio nella catena completa, se si vuol prendere in esame l'ipotesi di avere un risultato completo finale, ho l'impressione che gli operatori di questo segmento debbano in qualche modo riflettere sul fatto di almeno fare un test AB prima di comprare quel tipo di cavo. L'altra novità è per le luci. Abbiamo disegnato un cavo multisegnale per applicazione light, console, digital, in particolare EMEA Light, che possiamo anche vederlo qui accanto. Sono 8 coppie DMX, 2 segnali attraverso CAT 5 e un 16A 3x2,5 assemblato in un avvolgitore che è il nostro patent, lo faccio io, non ti preoccupare, che in pratica ripropone nel cuore dell'avvolgitore le stesse modalità di connessione. Tu in pratica vai con lo sfrangio dalla console sul palco e con dei cavi singoli vai sulla parte della console dei controlli e in pratica con un solo jacket tu trasporti 3 segnali.